Per consolidare il piazzamento playoff, il Chieti punta al sesto successo consecutivo contro il vasto Girardi del pescarese Fabio Prosperi, che ne segue i neroverdi in classifica ad una sola lunghezza, un'avversaria che sta attraversando un buon momento di forma. Lucarelli ripropone in attacco la coppia composta da Fabrizi e Orlando, solito 3-5-2 del tecnico marsicano, il quale torna in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica. Il suo Chieti in apertura deve suo malgrado difendersi forti e subito chiamato ad intervenire sullo specialista Ruggeri su calcio di punizione. Poi c'è spazio per questo episodio all'interno dell'area, calcio di rigore per il Chieti non assegnato, con Giuseppe Gargiulo che rifila una manata in pieno volto a Fabrizi, che rimane anche a terra. Errore di compagni di Firenze, che non assegna un rigore limpidissimo. Qui ancora Forti che deve intervenire su Guida per evitare il gol dello svantaggio proprio sotto la curva Volpi, che sostiene a gran voce la squadra. Risponde il Chieti con questa occasione sui piedi di Luca Fabrizi, provano a giocarsela a viso aperto le due squadre, che non trovano il gol che sblocca il risultato. Ma partita assolutamente aperta ad ogni risultato, così come già all'alba del secondo tempo, in cui parte meglio il Chieti, che però deve arrendersi quando il vasto Girardi trova il pertugio giusto grazie al gol realizzato da Cosimo Salatino con la complicità di Forti sul destro dell'attaccante gialloblu. Il vasto Girardi è in vantaggio 1-0 per la squadra di Prosperi, ma non tarda ad arrivare la reazione del Chieti, in particolare con Gai appena entrato sul terreno di gioco, che di testa trova la risposta da parte di Michele Di Stasio. Ci sono anche le proteste del Chieti con i giocatori neroverdi, che ritenevano che il pallone fosse entrato. C'è spazio anche per El Wasni con il Chieti che insiste. El Wasni che si sposta il pallone con il sinistro, converge e scarica un destro sul primo palo. Nulla da fare questa volta per Michele Di Stasio. Primo gol per El Wasni. Sotto la curva Volpi realizza l'1-1 e si prende l'abbraccio di tutti i compagni. Parità ristabilita. Chieti che vorrebbe anche il 2-1 con il capitano Mariani, che conclude sul fondo prima del triplice fischio. Il vasto Girardi impatta con il Chieti al termine di una partita ricca di emozioni allo stadio Angelini. Chieti 1, vasto Girardi 1. Per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra, è l'atteggiamento giusto affinché anche i tifosi si avvicinino a questa squadra, perché noi ci siamo fatti una promessa di dare il massimo, penso che lo stiamo facendo, dobbiamo continuare. Quindi questa squadra piace, è simpatica pure secondo me ai tifosi, è la cosa più importante. Quindi io sono veramente soddisfatto di questa partita. Poi ci piace, ci eravamo abituati a vincere, però non si può avere sempre tutto, quindi continuiamo. Dai, in un percorso non ci dobbiamo fermare, perché la classifica è veramente corta. Noi non siamo capaci a mettere palla su per una torre, ci abbiamo provato un po', però in realtà poi va preparata questa cosa. Però nelle cose che lui, quando è entrato, lui ha quella personalità, perché non è entrato volendo benissimo, ma ha talmente tanta personalità Bruno che naturalmente non si scompone, è rimasto concentrato e oggi ha fatto un bel gol e ci ha dato una grande mano, quindi io sono molto contento soprattutto per lui. Una squadra giovane come la nostra che viene a Chieti, una squadra che ha fatto 5 vittorie di fila, credo che non ha rubato nulla, il pareggio credo sia un risultato giusto, mi fa ben sperare per il proseguo. Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto anche il coraggio, anche sull'1-1 comunque siamo rimasti con due attaccanti, abbiamo cercato comunque di dargli fastidio, perché poi l'inerzia della partita era dalla parte loro e siamo stati bravi poi a soffrire poco dopo l'1-1, un po' di spavento c'è stato, però è stata credo una bella partita, una partita giocata bene da tutte e due le squadre. Il gol forse è stato un po' casuale, c'è stata onestamente l'occasione in cui Di Stasio ha parato sulla linea, magari può entrare, magari stiamo parlando della stessa cosa. E dove siamo stati secondo me un po' meno lucidi, ecco, invece sull'1-0 ero convinto che in contropiede di chiuderla, perché comunque il Chieti si era sbilanciato tantissimo e quando una squadra si sbilancia così tanto ti devi difendere, altrimenti diciamo, non è che si attacca solo, quindi ci siamo difesi, credo anche bene, con grande ordine. Abbiamo sbagliato lì qualcosina, siamo calati un pochino, ma credo che ci possa stare.